La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita alle colleghe e ai colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e dell'interesse nazionale, l'audizione di rappresentanti della Camera di Commercio Italo-Germanica, AJK Italian. Anche a nome dei componenti del Comitato ringrazio per la disponibilità a prender parte ai nostri lavori il dottor Luigi Daniele, Communication and Public Affair Manager, accompagnato dal dottor Edoardo Annecker. Ricordo che AJK Italian dal 1921 rappresenta la business community italo-tedesca e agisce su incarico del Ministero dell'Economia e del Clima tedesco per promuovere le relazioni economiche tra aziende italiane e tedesche. Con circa 700 aziende socie tra Italia e Germania, l'associazione unisce realtà di diversi settori di ogni dimensione, da grandi gruppi tedeschi alle PMI italiane, alle filiali multinazionali e ai singoli imprenditori. Per quanto riguarda i settori dell'industria, meccanica, automotive, macchinari, eccetera, eccetera, ai servizi economico-finanziari, telecomunicazioni, trasporti medicali, nonché ai singoli professionisti. Considerati i tempi stretti dell'audizione, do subito la parola al dottor Luigi Daniele affinché svolga il suo intervento. Grazie mille, io ringrazio la Commissione e il Presidente per averci dato la possibilità di esporre oggi davanti a voi lo stato dell'arte delle relazioni italo-tedesche. Come dicevamo, appunto, AJK Italian è la Camera di Commercio Italo-Germanica, agisce su impulso e incarico del Ministero dell'Economia e della Protezione Climatica tedesca e fa parte di un network di 150 camere tedesche all'estero in 93 paesi. Ci occupiamo sia di rappresentanza, per così dire, di interessi dell'economia tedesca in Italia, ma abbiamo anche una parte, una società di servizi legata per esempio all'internazionalizzazione per il supporto reciproco alle imprese tedesche che vogliono internazionalizzarsi in Italia o viceversa, aziende italiane che vogliono approdare sul mercato tedesco. È una società di formazione del lavoro che è di fatto l'unica società certificata in Italia per il modello di formazione duale sul modello tedesco in Italia. Partirei innanzitutto dal dato più evidente delle relazioni italo-tedesche, cioè il trend del dato commerciale. Dal Covid in poi noi abbiamo visto, diciamo, tradizionalmente ogni anno ha portato un miglioramento delle relazioni fra Italia e Germania. Il Covid chiaramente ha rappresentato un freno parziale, potremmo dire, ma nella fase post-pandemica noi abbiamo visto un aumento molto più marcato e in qualche modo anche molto più corposo. E non è soltanto quindi un effetto rimbalzo, è stato soltanto un effetto rimbalzo, ma è stato in qualche modo il frutto di relazioni economiche fra aziende italiane e tedesche molto strutturate che in momenti di crisi sono diventate una reciproca risorsa, un reciproco valore aggiunto. Abbiamo visto anche poi con la guerra in Ucraina dei ritorni delle catene del valore e siamo arrivati nel 2022 al valore record di 168,5 miliardi. È chiaro che in questo valore c'è anche una parte di inflazione, ma se andiamo a guardare il valore del 2023 è 164,3 miliardi, quindi al netto poi dell'inflazione che scende, torniamo ad avere il secondo miglior risultato di sempre, molto più alto rispetto ai livelli pre-Covid. Quindi complessivamente quello che abbiamo visto è che dopo il Covid la Germania, che già avevano delle relazioni molto forti, sono diventate ancora più interconnesse e integrate. Come potete vedere, il nostro import è un po' superiore all'export, quindi abbiamo 89 miliardi contro 74, quindi la bilancia commerciale pende, diciamo, in maniera favorevole a Berlino. Tutto sommato però è anche molto distribuito e dà anche l'idea dei rapporti molto, appunto, come dicevo prima, interconnessi e compenetrati. Dalla prospettiva tedesca, l'Italia è il sesto partner commerciale.
È chiaro che ai primi posti troviamo Cina e Stati Uniti, quindi attori con la quale noi come Sistema Italia non siamo paragonabili, però al tempo stesso l'Italia figura come tra i principali partner europei e mondiali. Molto più netta la situazione dal lato italiano, perché la Germania è saldamente ai primi posti, superando per esempio la Francia di quasi 60 miliardi, che è il nostro secondo partner commerciale. Se andiamo a guardare i settori chiave dei nostri rapporti italo-tedeschi, troviamo soprattutto il chimico farmaceutico, i mezzi di trasporto, in cui rientra quindi anche l'automotive, diciamo punto cardine dei rapporti fra Italia e Germania, i macchinari, la siderurgia, l'elettrotecnica, l'alimentare, che diciamo da stereotipo uno si immaginerebbe molto più al centro, invece sì, per carità è presente, ma in qualche modo è secondario rispetto a settori più corposi. Come potete vedere, se andiamo a differenziare i settori, notiamo in maniera più chiara lì dove c'è una chiara predominanza dell'import o dell'export, quindi il chimico farmaceutico italiano è praticamente, il chimico farmaceutico si basa praticamente sull'import italiano. Stessa cosa per i mezzi di trasporto, la situazione è un po' diversa se invece andiamo a guardare la siderurgia o l'alimentare, dove invece l'export italiano è molto più forte, e anche qui però se andiamo a guardare i valori, tutto sommato la situazione è molto distribuita, quindi ancora una volta abbiamo la prova di un settore, di un sistema dove bene o male non c'è un vero e proprio, come posso dire, non c'è un termine che è fornitore rispetto all'altro, ma abbiamo due sistemi molto interconnessi e molto integrati. Andiamo a guardare le realtà locali che costituiscono l'interscambio, troviamo innanzitutto la Lombardia. E qui faccio una parentesi storica. La Lombardia negli anni è sempre stata una delle principali regioni dell'interscambio italo-tedesco, ma abbiamo notato da dopo il Covid che ha sempre più aumentato il suo peso, ha staccato di molto il Veneto, che è la seconda regione italiana dell'interscambio, e ad oggi con 53 miliardi vale pressappoco un terzo del totale dell'interscambio. È molto import, c'è una parte consistente di export, ma c'è anche una parte, diciamo, la parte dominante è sicuramente l'import dalla Germania. E al secondo posto troviamo il Veneto con 24 miliardi, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e il Lazio. L'Emilia-Romagna è una regione dove l'export italiano è superiore all'import, quindi appunto è uno di quei casi in cui in qualche modo è una di quelle regioni che riequilibrano un po' la bilancia commerciale, per così dire. Tra l'altro l'Emilia-Romagna è una di quelle regioni, qui non abbiamo i dati in questa slide, ma è una di quelle regioni insieme, non so, a Campania, Puglia, eccetera, e ad altre, diciamo, prevalentemente localizzate nel meridione, quindi l'Emilia-Romagna, diciamo, in controtendenza, ma sono in controtendenza rispetto al dato nazionale, cioè anche il 2023 è in aumento rispetto al 2022, quindi abbiamo visto questa leggera flessione dell'interscambio del 2023. Va differenziato però regione per regione, Emilia-Romagna, Puglia e Campania sono le principali regioni che continuano a crescere anche nel 2023. Se guardiamo oltre confine, vediamo invece che i lender più attivi sono il Baden-Württemberg, la Baviera, il Nordrhein-Westfalia, l'Assia e la Sassonia inferiore. Qui basta guardare appunto il grafico, la situazione è un po' più distribuita, non c'è una regione che stacca nettamente le altre, abbiamo il Baden-Württemberg in prima posizione, ma diciamo con un sorpasso abbastanza recente sulla Baviera, avvenuto nel 2022, ma anche il Nordrhein-Westfalia tutto sommato ha 5 miliardi in meno rispetto al Baden-Württemberg, quindi qui l'interscambio è molto più distribuito a livello territoriale, anche se ovviamente è concentrato prevalentemente nei lender occidentali o meridionali, quindi nell'ex Germania Est non abbiamo dei veri e propri, come posso dire, campioni dell'interscambio con l'Italia per il momento. Se andiamo a guardare la presenza tedesca in Italia, noi vediamo che la Germania è la prima per numero di imprese tra i paesi stranieri in Italia ed è la terza per fatturato. Di nuovo, soffre in qualche modo la Germania la concorrenza degli Stati Uniti, se guardiamo al fatturato, anche della Francia,
Però al tempo stesso sono le, a livello di imprese, le imprese tedesche in Italia rappresentano il 15,7% delle imprese straniere, e appunto è il paese più presente in qualche modo a livello numerico nel sistema economico italiano, ed è il terzo per fatturato. Se andiamo a guardare i numeri invece che le percentuali, notiamo che oggi il numero di imprese è circa 1700 con un fatturato di 95 miliardi. È interessante tra l'altro notare che già nella fase pre-Covid, quindi se andiamo a guardare il periodo 2015-2019, abbiamo visto una sorta di selezione qualitativa delle imprese tedesche in Italia, perché ne è sceso leggermente il numero da 1.900 a 1.700, è aumentato il fatturato e soprattutto sono aumentate anche le persone occupate, che oggi sono oltre 192.000, quindi un centro di medie dimensioni, e parliamo tra l'altro di occupati in maniera diretta, quindi non stiamo considerando anche l'indotto che queste in maniera più globale poi vanno a creare. Le aziende italiane, se guardiamo cosa facciamo noi in Germania come Italia, le aziende italiane sono molto integrate nel sistema tedesco, e in particolar modo è utile guardare ad alcuni settori come le aziende italiane incidono sul fatturato totale. Sono per esempio il 4,4% del fatturato totale della distribuzione all'ingrosso tedesca, il 2,5% dei trasporti, l'1,7% del manifatturiero e, come media del fatturato dei vari settori, l'Italia pesa per il 2% nel totale delle imprese straniere in Germania. In alcuni casi questo è ancora più accentuato, per esempio nella produzione di materiali, nell'elettrotecnia, nella produzione di materiali arriviamo addirittura al 6% in qualche modo, quindi una presenza abbastanza corposa italiana. Se andiamo a guardare in maniera più ampia al contesto europeo, noi vediamo che su 52 settori industriali categorizzati così dall'Eurostat, la Germania qui c'è un errore sui 52, perché in realtà sui vari settori industriali categorizzati dall'Eurostat la Germania è prima in 52, la Francia in 6, l'Italia in 3, ma l'Italia è seconda in 17 e la Germania in 9. Quindi in qualche modo non c'è un settore industriale in cui noi a livello europeo non troviamo al primo posto per produzione o l'Italia, o al primo o secondo posto per produzione o l'Italia o la Germania. E se andiamo a guardare i dati sulla produttività divisa per la dimensione delle imprese, noi vediamo che c'è una grande complementarietà fra le medie imprese italiane e le grandi imprese tedesche. Al tempo stesso, anche a livello geografico, noi notiamo una forte interdipendenza e connessione reciproca tra Italia e Germania, e lo vediamo per esempio su alcuni settori in particolare. Qui abbiamo preso a titolo esemplificativo l'automotive o i macchinari e l'equipaggiamento, perché qui vediamo che su alcune regioni, se andiamo a guardare in questi due settori le prime 10 regioni europee, troviamo quasi sempre regioni tedesche, soprattutto meridionali, e regioni italiane. E addirittura nella parte dei macchinari noi vediamo che sull'automotive c'è anche una presenza, se vogliamo, più polacca, est europea in senso ampio, mentre invece sui macchinari non si trova che una regione non tedesca e non francese e non italiana, che è l'Île-de-France, in settima posizione. Tutto il resto delle prime 10 regioni italiane per aziende legate ai macchinari sono italiane o tedesche. Quindi c'è anche, oltre che un'interconnessione più globale, molto spesso c'è un'interconnessione, c'è un conglomerato geografico a tutti gli effetti, perché ripeto, sono tutte regioni della Germania meridionale o dell'Italia settentrionale in molti casi. Parlando di rapporti federale Germania, nel 2024, inutile nascondersi anche il rallentamento tedesco del 2023, noi non, ovviamente non neghiamo che c'è stato un calo della produzione industriale in Germania, anche perché se no saremmo veramente scorretti, però in qualche modo ci è utile secondo noi andarlo a mettere su una prospettiva di più lungo termine, e vediamo nel periodo del 2016 e del 2024. Tutto sommato, in realtà, se abbiamo un problema, questo è più legato a una bassa crescita europea che non a un rallentamento tedesco, che c'è stato,
ma che fa notizia più per il fatto in sé di esserci stato che non per la reale entità, se consideriamo che il PIL tedesco ha chiuso a meno 0,3 nel 2023. Se andiamo a guardare anche i dati, le due grandi, diciamo, variazioni che notate in questo grafico sono durante il Covid e post-Covid. La Germania cresce di meno dopo il Covid, è vero, perché è la linea più bassa che vedete nella seconda curva, ma è anche la linea più alta che vedete nella prima, quindi in qualche modo cresce di meno dopo il Covid anche perché aveva meno da recuperare rispetto ad altri paesi europei. Nel complesso, quello che noi facciamo sempre notare però è che al netto del rallentamento e dei problemi che la manifattura italiana e tedesca, in generale l'economia italiana e tedesca, si trovano ad affrontare, prima con il Covid, poi con la guerra in Ucraina e quindi con la riconfigurazione generale di questi anni che ci spinge a tenere insieme la sostenibilità e la competitività del sistema, Italia e Germania insieme rappresentano oltre il 6% del PIL mondiale e l'UE complessivamente, l'UE allo stato attuale rappresenta il 16,8% del PIL. Se consideriamo che la Cina ha il 18,6%, in qualche modo, diciamo, abbiamo dei dati che ci restituiscono il fatto che la nostra manifattura, i nostri sistemi economici sono ancora molto forti e Italia e Germania in qualche modo sono anche in una posizione, se vogliamo, privilegiata per poter agire da motore manifatturiero all'interno del contesto europeo e del mercato unico europeo. Abbiamo una serie di sfide attuali, appunto, sicuramente c'è la transizione e la necessità di tenere insieme transizione e competitività, soprattutto dal punto di vista manifatturiero. È una priorità per Italia e Germania intensificare l'integrazione del mercato europeo proprio per poter in qualche modo sfruttare il peso della manifattura dei due paesi e l'interconnessione. Però ecco, come Camera di Commercio Italo-Germanica, a noi piace sempre in qualche modo far notare che nulla è scritto, non è scritto da nessuna parte che l'Unione Europea e Italia e Germania siano in qualche modo destinate a svolgere ruoli di secondo piano rispetto a Stati Uniti e Cina, ma dipende dalle scelte che prendiamo. I numeri ci sono e la nostra manifattura può essere ancora molto competitiva. Io ho concluso la presentazione, se ci sono domande, grazie, curiosità, dubbi, chiarimenti. Allora, a questo punto aprirei alle domande dei colleghi, sia in presenza che in remoto. Onorevole Onori, prego. Buongiorno, grazie Presidente. Se è possibile chiederei di poter togliere la camera se sono in macchina e poter trasladare la mia domanda. Prego. Grazie, ringrazio il nostro audito e tutta la Camera di Commercio Italo-Tedesca per questo intervento che per noi è molto importante, specialmente credo alla luce del dibattito in Italia che stiamo portando avanti sull'autonomia differenziata. In merito vorrei chiedere al nostro audito se stanno, immagino loro stiano anche osservando questo dibattito e siano interessati ai risvolti che il dibattito e le riforme in Italia avranno e come reputano, che tipo di previsioni hanno cominciato a fare, se si sono già esercitati in questo ambito rispetto all'autonomia per quel che riguarda la competenza nel diritto, nel commercio internazionale. Quindi se loro vedono favorevolmente, positivamente, una ripartizione alle regioni maggiore in questo ambito o se pensano che questo invece possa precludere le strade, e prima abbiamo ascoltato alcuni dettagli rispetto alle singole regioni che quindi sembrerebbero già ora con questo impianto poter esprimere la loro vocazione specifica rispetto in questo caso alla Germania sul tipo di commercio da effettuare, sul fatto di essere più o meno importatori e esportatori. Mi chiedo se l'assetto dell'autonomia differenziata possa produrre effetti migliorativi o peggiorativi in questi termini. Grazie. Ci sono altre domande, interventi? Prego Billy, l'onorevole Billy.
Oh, grazie mille, io mi scuso innanzitutto perché sono arrivato in ritardo, ma vi stavo seguendo online. E, le questioni sarebbero tantissime da discutere perché sono tanti gli interessi e i settori, insomma, di comune business. Io però mi vorrei incentrare su un paio di cose su cui sono curioso di sapere come funziona il vostro sistema. Innanzitutto, come funziona il vostro sistema di finanziamento? Come probabilmente sapete, le nostre camere di commercio sono istituti privati che vengono però riconosciuti dallo Stato italiano e quindi ricevono circa, un dato pubblico, circa 7 milioni di euro l'anno come supporto dallo Stato italiano per la propria attività. Poi però ognuna si finanzia da sola, chiaramente secondo anche le leggi locali dove opera. Quindi sarei curioso di sapere qualche dettaglio in più appunto sul vostro sistema di finanziamento e poi se avete mai lavorato, se collaborate con appunto Asso Camere Estero e con le nostre camere di commercio italiane all'estero. Un'altra questione su cui vorrei avere un vostro parere breve, come già accennavate, molto importante l'integrazione e la maggiore interconnessione possibile tra i nostri due paesi. Io direi anche in un'Europa unita, perché noi siamo per un'Europa unita, non si può affrontare le sfide globali, economico, finanziarie, commerciali che ci attendono andando divisi. Quindi solo un'Europa unita può affrontare le sfide che ci attendono nel prossimo futuro. In quest'ottica, appunto, come già voi accennavate, cosa si potrebbe fare dal vostro punto di vista per migliorarsi e per affrontare queste sfide insieme nell'interesse dei rispettivi popoli, sia italiano sia tedesco? Grazie mille. Grazie onorevole Billi. Onorevole Carolini. Sì, grazie Presidente, grazie ovviamente ai rappresentanti della Camera di Commercio Italo-Germanica. Due domande molto veloci, ritornando però su qualche dato economico tedesco. Il primo, l'ha detto anche lei, è abbastanza innegabile comunque che ci sia stata un po' di difficoltà o di recessione comunque in Germania dal punto di vista economico negli ultimi mesi. Io frequento spesso la Germania, sono rientrato settimana scorsa da una missione che ho fatto lunedì e martedì a Francoforte. Volevo chiederle se dal suo punto di vista è mancata un po' di progettualità economico, industriale dall'ultimo governo, cioè nel senso comunque c'è una sorta di aspettativa con un nuovo governo che probabilmente ci sarà in Germania e il fatto che magari la politica industriale sia stata un po' abbandonata, volevo capire se questo era vero, senza entrare ovviamente in dinamiche, in commenti politici che ovviamente so che magari non vuole fare. E la seconda invece, guardando i numeri lato Germania che mi hanno abbastanza colpito, un po' li conoscevo ma non così tanto, il fatto che la Germania a livello di importazione viva dalla Cina di fatto con numeri estremamente importanti, considerando che credo che il secondo, Paesi Bassi, sia spesso e volentieri, però no, anche questa è una domanda, dovuto al fatto che magari venga importato qualcosa attraverso il porto di Rotterdam e quindi siano dei dati olandesi, ma che in realtà invece corrispondono comunque a importazioni dall'Estremo Oriente. Non è un dato che può preoccupare la Germania il fatto che comunque viva di importazione dal gigante asiatico? Grazie. Ci sono altre domande? Onorevole Formentini. Sì, grazie. Volevo chiedere anch'io più o meno la stessa cosa che ha chiesto l'onorevole Calovini, ma l'articolo in modo leggermente diverso. Nell'ultima slide scrivete: un'Unione Europea più integrata potrebbe essere in grado di competere con Stati Uniti e Cina. Collegandomi appunto alla domanda precedente e ritenendo personalmente che la competizione si indirizzerà nei confronti della Cina non tanto degli Stati Uniti e che anzi sia necessario che le economie europee si integrino con quella degli Stati Uniti per fare ciò che non siamo riusciti a fare durante il Covid e ciò che non siamo riusciti a fare finora sulle catene di approvvigionamento. Ecco. Che evoluzione vedete in Germania? Perché sappiamo che c'è stato dapprima un ripensamento sull'esposizione verso la Cina e poi oggi invece vediamo una continuazione dello status quo. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora ne faccio una domanda io. Al netto, diciamo, del calo ovviamente che anche lei ha sottolineato, questo momento di instabilità politica
tedesca, andando avanti, diciamo, guardandola prospetticamente, come leggere e quali possano essere le ripercussioni a livello economico? Grazie alle onorevoli e agli onorevoli deputati per queste domande e questi spunti di discussione. Io partirei dalla questione cinese in qualche modo, perché vedo che è un tema ricorrente e giustamente è vero che la Cina rappresenta per la Germania un importante partner economico, il principale partner economico. E lo abbiamo visto anche, diciamo, abbiamo visto quanto la Cina, quanto il peso cinese sulla Germania poi in qualche modo influenza anche le dichiarazioni della politica tedesca e le azioni del governo tedesco. Io partirei intanto da una considerazione: da quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina e quindi in qualche modo si è posto un tema con la Russia per quanto riguarda le forniture energetiche, ma anche più globalmente con la Cina. Abbiamo visto che da una parte la politica tedesca cercava di, come posso dire, mantenere un dialogo aperto con la Cina, dall'altra però poi le aziende in qualche modo iniziavano a portare avanti, magari lentamente, magari gradualmente, ma quel de-risking di cui parlava Scholz, perché se andiamo a guardare i dati di commercio vediamo che è aumentato negli ultimi 2 anni l'interscambio della Germania con gli Stati Uniti ed è diminuito quello con la Cina. Quindi la Cina rimane il primo partner commerciale per la Germania, però le gerarchie stanno un po' cambiando, si sta assottigliando la disparità fra la Cina e gli Stati Uniti nelle priorità commerciali tedesche. E questo è un qualcosa che anche noi stiamo vedendo, cioè molte aziende in qualche modo ci dicono che hanno progettato o hanno, diciamo, sono in fase di progettazione cambiamenti nelle catene del valore proprio per evitare un'eccessiva, diciamo, di dipendenza da altri soggetti esterni, che non è soltanto la Cina. Però ecco, ricordo per esempio nelle settimane successive all'invasione dell'Ucraina, quando molte aziende, facciamo una serie di rilevazioni interne periodiche, e nelle settimane successive all'invasione ci colpì il fatto che addirittura un'azienda su due, diciamo, in qualche modo diceva di aspettarsi o di ritenere molto probabile una nuova separazione del mondo in aree economiche. Non è andata così, o per il momento non è andata così, però in qualche modo ci colpì molto questo dato, perché era sintomo del fatto che le aziende stavano, come posso dire, iniziando a rivalutare anche le loro catene di fornitura, quindi si sarebbe intensificata quella rimodulazione che avevamo già visto durante il Covid con l'accorciamento delle catene. E quindi, diciamo, quanto poi la Cina pesa anche sui Paesi Bassi, questo anche per rispondere all'onorevole Calovini, lo vedremo un po' anche da quanto scenderà l'interscambio con i Paesi Bassi, che però c'è anche da dire che sono un paese che hanno tantissima esternalizzazione di servizi da parte della Germania. Quindi c'è, diciamo, in generale il tema del porto di Rotterdam, questo sicuramente, ma è anche un paese che, così come l'Austria per esempio, ha esternalizzato molti servizi tedeschi, di aziende tedesche che per similitudini culturali, vuoi come nel caso dell'Austria per affinità linguistiche, hanno più facile, in qualche modo riesce più facile attirare aziende tedesche. Su come ci finanziamo e com'è, io direi in maniera molto simile tutto sommato alle Camere italiane, quindi c'è una parte di contributo che possiamo definire statale, che può variare molto a seconda delle singole aziende. Nel caso della Camera italiana è ormai veramente molto ridotto, c'è una quota associativa che pagano le aziende socie, ma ci sono soprattutto la nostra società di servizi interna, appunto per le aziende che vogliono cercare partner commerciali per acquisizione e fusione eccetera. Quindi c'è questa parte di servizi che ormai è veramente predominante e direi molto significativa per il nostro bilancio, quindi sotto questo punto di vista ci finanziamo per una serie in maniera minore con il contributo statale e molto più con servizi alle imprese e con le quote associative della nostra Camera. Abbiamo una serie di collaborazioni con le Camere italiane, soprattutto in realtà abbiamo una serie di collaborazioni con le altre Camere estere in Italia e con le altre Camere tedesche in altri paesi. Questo soprattutto per esempio per una serie di rilevazioni o di
analisi di come si stanno orientando, di come si orientano le aziende tedesche all'estero. E è chiaro, come dicevamo, che per noi in qualche modo l'unione, una maggiore integrazione europea è una priorità per Italia e Germania, è un chiaro interesse di Italia e Germania, e pensiamo soprattutto all'unione dei mercati e all'unione fiscale, perché sono un po' quelle che ci interessano maggiormente per il nostro campo d'azione. Non ci sfugge che però per fare queste cose si passa per un più integrato, quantomeno più efficiente sistema di governance europea e complessiva, mettiamola così. Quindi soprattutto, diciamo, possiamo ragionare anche, questo in realtà lo possiamo fare anche a livello bilaterale, come ha dimostrato il piano d'azione a cui serve dare concretezza, il piano d'azione italo-tedesco. Si può ragionare anche al di là del piano europeo, i singoli paesi possono ragionare anche di politiche industriali maggiormente coordinate, soprattutto Italia e Germania, dove effettivamente l'industria e la manifattura sono spesso un'unica catena del valore. Riguardo l'autonomia differenziata, noi come Camera non abbiamo una posizione sull'autonomia differenziata, chiaramente aspettiamo di vedere un po' i dati per poter poi fare una valutazione e valutare e vedere come si evolverà l'interscambio e quali poi misure saranno eventualmente consigliabili. Possiamo dire comunque che per quanto riguarda l'interscambio fra Italia e Germania, come abbiamo visto, ha alcune realtà territoriali come protagoniste più di altre. È vero però che anche le altre, penso soprattutto all'Italia, hanno un potenziale non indifferente da poter sfruttare, e in qualche modo al di là delle misure da prendere, questo poi è una cosa che può essere valutata e tutelata in qualche modo per poter sprigionare un potenziale che ad oggi magari è inespresso. Non credo di aver saltato qualche... L'instabilità politica. Ma certo, mi scusi Presidente. Allora, ad oggi noi non abbiamo dei segnali d'allarme o delle cartine di tornasole. La principale sfida, se vogliamo, a livello politico la potremmo vedere qualora in Parlamento, le Bundestag alle elezioni che si terranno ormai tra l'altro tra non molto, una forte presenza di Alternative für Deutschland dovesse tradursi in una maggiore in un isolazionismo della Germania nei confronti dello scenario europeo e nei confronti dell'Italia. Però capisce bene che ad oggi stiamo ragionando di scenari non concreti. Qui torno anche su un tema che aveva sollevato l'onorevole Calovini, e mi scuso se in realtà avevo dimenticato di rispondere, che è un po' il mancato decisionismo del governo tedesco, su cui però voglio far anche notare che in qualche modo nel 2022, alle elezioni del 2021, il Covid era superato, nessuno si aspettava l'invasione dell'Ucraina, e quindi in qualche modo il governo tedesco aveva anche una forma di agenda politica tarata su quella fase lì. È innegabile che Italia e Germania dall'invasione dell'Ucraina hanno sofferto più di altri, perché erano i più esposti alle forniture di gas russo, perché erano in qualche modo i più esposti quindi anche alla crisi che poi ne è derivata a livello energetico, ma soprattutto perché poi più sul lungo termine, perché dal gas russo oggi siamo sostanzialmente autonomi sia come Italia che come Germania. Rimane però il tema più ampio di una rimodulazione di alcune catene del valore, di alcuni rapporti di fornitura e rapporti esteri, che in qualche modo continua a interrogare sia la politica italiana che la politica tedesca. Quindi poteva esserci più incisività da parte del governo tedesco. Mi sento però di dire anche che questo è stato il frutto di circostanze non preventivabili, che hanno colpito effettivamente la Germania ancora più dell'Italia. Ecco, quindi c'è da tenere in considerazione che quell'accordo di governo era stato fatto in un mondo ormai, se vogliamo, precedente. Cioè, se pensiamo al mondo del 2021, effettivamente è molto diverso. Bene, allora io ringrazio il dottor Luigi Daniele per il suo contributo, e con questo dichiaro conclusa l'audizione, visti anche i tempi ristretti che abbiamo.